purtroppo è la seconda volta che si verifica, probabilmente c'è un problema di fondo. Questa è una squadra che in questo momento è fragile, molto fragile. Abbiamo sofferto e lottato facendo anche buone cose nel primo tempo, e poi nel momento in cui prendiamo un gol, che tra virgolette, prendere un gol a tempo scaduto su un'azione in cui magari non si poteva fare certamente molto, molto di più, quantomeno quanto riguarda il portatore di palla che ha fatto il cross, insomma, si poteva intervenire, si poteva fare un fallo, la partita era finita. E non capire che in quei momenti magari anche un fallo o una pallonata lontana e il primo tempo è finito, è una cosa non accettabile, è grave, è gravissima. E ancora più grave la reazione, perché questa è una squadra che subisce gol e paga pesantemente a livello emotivo, e questa è una cosa che va assolutamente eliminata. Perché purtroppo il calcio è fatto anche di gol subiti, e quando non è plausibile, quando si prende gol, non si possa avere con tante difficoltà, ovviamente, perché è innegabile in questo momento abbiamo notevoli difficoltà, abbiamo assenze veramente pesanti, ma non in termini di giocatori in sé per sé, proprio in termini strutturali, perché purtroppo in questo momento con i giocatori che abbiamo a disposizione davanti non possiamo fare altro che giocare palla a terra, e non abbiamo alternative. Le altre squadre, nei momenti di difficoltà, alzano la palla e tutti quanti hanno un giocatore davanti che ti tiene, che ti fa respirare, che ti fa salire. Noi in questo momento non ce l'abbiamo e paghiamo molto, paghiamo moltissimo, oltre al fatto che abbiamo evidenti difficoltà realizzative, perché qualcosina abbiamo creato, riempiamo poco l'aria, ma purtroppo le caratteristiche sono quelle, non è colpa dei ragazzi, può essere colpa di nessuno. Purtroppo strutturalmente abbiamo delle difficoltà in questo momento, quindi Posso fare una domanda? purtroppo, No, sì. ti volevo chiedere, la priorità in questo momento, visto che la squadra subisce tanti gol, troppi gol, è difendersi bene per attaccare meglio? Massimo, ma noi se andiamo ad analizzare la partita, nel primo tempo ci siamo difesi bene, perché ci sono stati dei tratti della partita in cui abbiamo anche sofferto, ma la difesa ha detto, la difesa, la squadra ha detto benissimo, però ha fatto un certo tipo di lavoro. E quindi quando si prende gol, se andiamo a vedere i gol di oggi, sono gol fatti non per demerito dei quattro difensori, ma per demerito di tutta la squadra che non ha dato protezione, non ha fatto un fallo, che si è fatta saltare troppo facilmente. Purtroppo quando si prendono tanti gol non è solo una questione di difesa, è una questione di compattezza di squadra, di struttura di squadra. E ripeto, nel primo tempo lo abbiamo fatto bene, lo abbiamo fatto discretamente, anzi, soffrendo l'abbiamo fatto molto bene, secondo me. E poi nel secondo tempo l'abbiamo fatto male. Mister, lei ha fatto un discorso improntato sulla positività qualche giorno fa in una conferenza stampa che sostenne l'equipo a strategia parziale. Dopo questa sequenza di partite, però è difficile, no? Bisogna ricaricarsi e risolvere questa negatività, però non è semplice, anche se siamo in. Sì, ma magari essere un po' pessimisti dopo tre risultati negativi sicuramente sì, ma quando questo si fa dopo la prima giornata di campionato è diverso. Quindi è normale che adesso è normalissimo essere pessimisti per quanto riguarda ovviamente i tifosi e tutto l'ambiente, perché quando parti così con tre sconfitte, un pareggio, due gol all'attivo e tanti subiti, non puoi essere ottimista. Però questo riguarda l'ambiente. Cerchiamo di trovare i lati
tra virgolette positivi, ce ne sono pochi fino a questo momento, nel senso che purtroppo in questo momento abbiamo veramente enormi difficoltà strutturali di squadra e quindi dobbiamo assolutamente compattarci, dobbiamo assolutamente cercare di recuperare più velocemente i giocatori che per noi sono imprescindibili, fanno parte della struttura di questa squadra. Mister, buonasera, Luigi Di Marzio, il centro. Io le farò una domanda. Lei prima ha parlato giustamente di limiti strutturali, io sono d'accordo con lei, ma in questo momento dare e togliere dei punti di riferimento, secondo me, lei fa l'allenatore, ci mancherebbe altro, una visione completamente diversa, dei punti di riferimento imprescindibili a questa squadra, cioè cambiare 6 giocatori, una partita comunque abbastanza delicata, che insomma è meglio non prenderle che darle, quindi anche il punticino poteva andar bene, soprattutto anche l'assenza di Valdifiori, un giocatore che secondo me per questa squadra, anche se sta giocando non al 100%, può dare molto anche sotto il profilo caratteriale. Perché ha fatto queste scelte? Perché ha tolto dei giocatori, sorprendendoci anche con delle scelte, mi riferisco a Nzita, a Diambo, forse Riccardi è una scelta insomma quasi dettata anche dalle assenze, ma perché ha cambiato così tanto? Ho cambiato perché abbiamo 3 partite in una settimana e chi è andato in panchina, perché non, a mio avviso non aveva recuperato bene, non poteva stare bene al 100%. Ho messo freschezza, ho messo un giocatore come Diambo che è entrato molto bene nell'ultima partita e quindi gli ho dato una chance. Ho messo Zita perché a livello difensivo ha sicuramente qualcosina in più rispetto a Masciangelo, e penso che oggi l'abbiamo anche dimostrato, nel senso ha fatto una buonissima partita. Se vediamo i 2 cartellini che gli abbassano notevolmente il voto, ma ha fatto sicuramente una buona partita. Purtroppo tante scelte di qualsiasi allenatore sono per voi inspiegabili, ma io faccio valutazione a 360 gradi, devo tenere in considerazione tantissime cose. Li ho sotto mano giornalmente, quotidianamente, e vedo chi sta bene, chi non sta bene, chi ha recuperato, chi non ha recuperato, che tipo di partita bisogna fare. Purtroppo alcune di queste scelte erano obbligate, come hai detto tu, altre ho messo in campo Mushai, che è presumibilmente un titolare di questa squadra. Ho dato una chance a Giambe, ho fatto giocare in Zita, non è che ho fatto tutti questi cambi allucinanti, e Balzano avevo già messo in conto di una di queste 3 partite di farlo giocare, perché prima o poi deve riprendere il ritmo. Mister, cosa la spaventa di più nel futuro prossimo? Cioè, alla luce di quello che ha visto stasera, la scorsa conferenza stampa ha detto no, sarei un pazzo se così preoccupato in questo momento. Ecco, ma cosa la spaventa in questo momento, soprattutto alla luce di quello che ha visto stasera? Mi spaventa, no, le cose che abbiamo analizzato prima, nel senso che questa è una squadra che ha bisogno di fare qualche risultato, ha bisogno di vincere una partita, di fare il risultato, perché poi così diventa difficile. Certamente lo faremo, su questo non ho dubbi, prima lo faremo e meglio è, ovviamente. La cosa che mi spaventa è che sono le cose che abbiamo analizzato prima, sono 2 principalmente le cose. Una che è la fragilità in questo momento di questa squadra a livello emotivo, quando c'è una complicazione, e l'evidente difficoltà strutturale che in questo momento abbiamo, perché ci mancano giocatori troppo, troppo importanti per noi. Mister, ti chiedo a proposito di chi sta bene e chi no, non per buttare assolutamente la croce su qualcuno, ma se a tuo avviso, visto che comunque l'hai anche sostituito, Galano, secondo te, in condizioni, io ho la sensazione che abbia ovviamente delle giocate straordinarie come quella che ha fatto, però lo vedo praticamente camminare in campo. È una sensazione mia sbagliata o non è al 100% ancora Galano? Chiaro che l'hai dovuto far giocare per tutte le questioni, però ti chiedo se c'è una condizione un po' arretrata, diciamo, rispetto agli altri, magari, perché ripeto, l'ho visto passeggiare in tante occasioni. Devo dire, evidentemente non ha la brillantezza che con cui la conosciamo, cioè con cui lo conosciamo, questo sicuramente è sotto gli occhi di tutti, però visto un giocatore importante per noi, un allenatore spera sempre che possa fare un passo in avanti quando lo si mette in campo.
evidentemente in un momento di difficoltà come lo è per altri, e dobbiamo essere solo ottimisti, nel senso che speriamo che possa tornare ai suoi livelli. Sì, ma io vi posso dire una cosa, io sono stufo dei vostri giochetti, veramente. Sono stufo, sono 4 anni che fate questi giochetti qua. Allora, 4 anni fa mi fate le domande sul mercato, io non voglio rispondere, poi faccio una battuta, dico 10 al mercato e me lo accollate per 4 anni di seguito. E avete fatto così. Adesso ancora volete sapere il voto al mercato, io non l'ho mai dato, il voto al mercato non lo si dà, perché il voto al mercato lo si dà a fine anno. Quindi io vi invito ad essere un po' più professionali e non mettere in bocca delle mister, cose. Però io ti no, però Massimo, qui, aspetta, dimmi, io non voglio prendere difese di nessuno. Tu hai parlato di... Scusa, possiamo parlare una alla volta? Possiamo parlare una volta? Allora, tu hai oggi il tuo incipit è stato il problema è strutturale. Io volevo allora dei chiarimenti, se mi permetti. Allora, problema strutturale, ti riferisci alle defezioni pesanti che indubbiamente c'erano e sono oggettive soprattutto lì davanti, oppure a qualche altra lacuna che solo il mercato poteva colmare? Se puoi essere chiaro in questo senso, noi siamo tutti più tranquilli. Massimo, sono chiarissimo. Se volete capire, capite. Per strutturare non intendo che ci manca qualcosa dal mercato, per strutturare intendo che ci manca un giocatore forte come Asensio, ci gioca un giocatore fisico come Seter, ci manca un giocatore di corsa come Bellanova e ci mancano giocatori che in questo momento magari non stanno benissimo. Ecco, adesso sei stato chiaro però, adesso è stato chiaro, perché se no non si capisce, scusami. Adesso sei stato chiaro, hai spiegato con dovizia di particolare che cosa intendevi per problema strutturale. Prima io non l'ho capito e ti ho fatto questa domanda, come l'ha fatta il collega, se mi permetti, ma non puoi dire che non siamo professionali. Ho capito, però tu dici che c'è un problema strutturale, la domanda arriva di conseguenza. Io ho detto, in questo momento c'è un problema strutturale. Se io dico in questo momento, vuol dire che in questo momento vuol dire che ci sono delle defezioni. Non ho detto dei problemi strutturali. In questo momento ci sono dei problemi strutturali, perché io in questo momento sono costretto a far giocare 3 trequartisti a fare la punta, perché così è. Non le ho le punte, chi faccio giocare? Tutto qua. Ma un allenatore è sempre contento se arriva un giocatore forte, è sempre contento se arriva un giocatore pronto. Noi abbiamo fatto, cioè nel calcio, quando si chiude il mercato, si va sugli svincolati. Quello che io ho detto anche l'altra volta, che se a me arrivasse, faccio un esempio, Pazzini, e sta bene, io sono l'allenatore più felice del mondo. I dubbi che posso avere io è che in questo momento, primo, bisogna vedere se Pazzini arriva, se vogliamo fare il nome di Pazzini. Secondo, bisogna vedere come sta fisicamente. Voi pensate che Pazzini arriva qui e io sabato lo possa mettere in campo? Quanto ci mette Pazzini ad essere in condizione? Un mese? Tra un mese rientra, meno di un mese rientra. Ci auguriamo Seter e Asensio. Quindi sono queste le problematiche e le domande che io mi faccio. Ben venga un giocatore forte, se c'è sul mercato un giocatore forte io me lo prendo volentieri, se la società me lo dà io me lo prendo volentieri. È solo che io mi faccio delle domande come penso che ve le possiate fare anche voi. Tutto qua, basta.